27 anni, vive a Napoli ed è campione di scherma, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Venite, vi faccio vedere la casa. L'appartamento si trova nel prestigioso quartiere Chiaia, zona centrale della città, e a due passi dal mare, ricca di negozi e magnifici paesaggi. Sono spesso fuori Napoli per allenamenti, gare, ritiri e mi piacerebbe creare uno spazio tutto per me dove potermi rilassare una volta tornato a casa. Questa è la cucina, come vedete già di per sé un ambiente molto ampio, se non fosse per il fatto che voglio accorparci la zona living, quindi forse mi servirà ancora un pochino di spazio. I pregi di questa stanza per me sono sicuramente la luminosità, ci sono queste tre finestre che danno una grandissima luminosità per me, e in più i soffitti sono molto alti e se ve lo dico io che sono 1,90 m potete crederci. Una delle cose che proprio non mi piacciono sono queste mattonelle, assolutamente bocciate, da cambiare. Questo è bagno, di per sé non è messo male, le zone sono ben definite, zona lavandino e zona sanitari. Con una bella ristrutturazione potrebbe venire davvero bene. Il problema è che non voglio un bagno, voglio una spa. Architetto, ti lancio il guanto di sfida. La zona notte offre una stanza molto ampia, secondo me fin troppo per una camera da letto. Ora, non è che voglio fare l'architetto, però magari si può sfruttare tutto questo spazio per realizzare due cose che ho sempre voluto, una cabina armadio e un bagno in camera. Questa invece è la stanza più piccola, senza nulla di particolare. Ma secondo me, con qualche piccolo ritocco, si può trasformare una perfetta camera per gli ospiti o, perché no, in una mini palestra. Spero di non aver esagerato con le richieste e di riuscire a fare il tutto con 45.000 euro di budget. Paola, a te le chiavi. Ed ecco le chiavi che tra poco torneranno nelle mani di Luca. Paola, che piacere. Che piacere per me incontrarti. Grazie. Giustamente il jingle d'inizio ha lasciato il posto all'inno, al nostro inno. Hai provato a farmi emozionare di nuovo, di la verità. Ho voluto farti quasi scendere la lacrimuccia. Ci sei quasi riuscita. Mettiamoci comodi, così incominciamo a parlare un po' di te. Certo. Anzitutto complimenti per la medaglia d'argento che hai vinto nelle Olimpiadi Tokyo 2020. Medaglia d'argento della sciabola. L'arma più veloce tra le tre discipline della scherma, sì. Chissà che emozione, chissà, deve essere una cosa straordinaria. Beh sì, immagina di raggiungere il sogno che ti sei sempre augurato da bambino. A me piace fare l'esempio del bambino che sogna di diventare astronauta. E ci riesce veramente. Io sognavo di partecipare un giorno alle Olimpiadi di scherma, di sciabola, ci sono riuscito e me ne torno a casa anche con una bellissima medaglia, quindi gioia doppia. Eh beh. Poi queste immagini che vediamo mi fanno venire in mente quei giorni, perché anche noi abbiamo tifato tanto, certo. È stato anche per noi una grande emozione. Ma oltre allo sportivo c'è anche lo studente, sai, poi io sono mamma, quindi raccontami un po'. Beh, io faccio questa dual career, faccio giurisprudenza e ci provo. Un giorno spero di diventare anche un buon avvocato, oltre che un buon schermidore. Ma ora passiamo alla ristrutturazione del tuo appartamento. Adesso l'architetto Vanin ci presenta il progetto che sta per essere messo in pratica e l'architetto che lo ha ideato. Per Luca sono stati messi in campo tutti gli strumenti necessari per creare un appartamento moderno e confortevole. Come possiamo vedere dalla planimetria, i martelli non si risparmieranno. Subito all'ingresso verranno abbattuti tutti i muri per creare un grande open space in cui far convivere living e cucina. Come suggerito da Luca, la vecchia camera da letto verrà divisa per creare due stanze indipendenti.
Lo spazio restante verrà ridistribuito per creare due bagni, uno cieco di rappresentanza e uno in camera. Per realizzare il progetto è stato incaricato l'architetto Francesco Cesaro, che in termini di ricercatezza e valorizzazione degli spazi è un vero asso. Con l'architetto Cesaro hai avuto tutto il tempo per fare le considerazioni per arrivare al progetto definitivo. E sono davvero curiosa di vedere che aspetto avrà il tuo appartamento a lavori ultimati. Per cui non perdiamo tempo e diamo inizio ai lavori. L'impresa ha avviato i lavori, ora tocca a te a provare a vincere tutta la ristrutturazione e stiamo parlando di ben circa 45.000 euro. Ah però, mica male. Tu sei abituato a vincere, speriamo possa accadere anche qui. Ti ricordo che giocheremo con tre stanze che stai ristrutturando, le sceglierai tu e le visiteremo una alla volta. Di ognuna, dopo averne visto la trasformazione, ti chiederò quanto è costata la ristrutturazione. Se alla fine la somma delle tre stime corrisponderà a quella dei costi reali, l'intera ristrutturazione di casa, ovvero di tutti gli 85 metri quadri, non ti costerà neppure un euro. Che bello! Dimmi con quali stanze hai scelto di giocare. Ho scelto il living, la camera da letto e il bagno, sempre in camera da letto. Molto bene, passiamo alla prima stanza. Ed eccoci nella prima stanza, il living. Raccontami com'era. Ma chiamarlo living diciamo che è un parolone. C'era quella grande penisola al centro che impediva di poterla arredare come avrei voluto, ovvero un bel divano, una bella parete attrezzata e un grandissimo televisore, perché ci vuole. Sì, direi poco conviviale. Decisamente. Grazie alle due finestre e alla porta vetrata che dà accesso al balcone, questa era comunque una stanza dove la luminosità non mancava. Le mattonelle sulle pareti, bianche e verdi, conferivano un sapore anni 50 all'ambiente, decisamente in contrasto con il finto parquet posato sul pavimento, forse inserito nel tentativo di dare un aspetto più contemporaneo. La tua richiesta è stata innanzitutto quella di avere un living vero, grande e accogliente, sempre però comunicante con la zona cucina. Sì, io devi sapere che sono un grande cuoco, no scherzo, mi piace comunque, mi piace dilettarmi in cucina e allo stesso tempo mi piace anche stare in compagnia dei miei amici, quindi poter cucinare e allo stesso tempo poter vedere i miei amici che si godono la serata non apprezzo. Per soddisfare la tua richiesta, Francesco, il tuo architetto, ha deciso di allargare l'attuale cucina annettendo l'ingresso, una parte del corridoio e quello che prima era il tuo vecchio bagno. Caro Luca, per realizzare il living che hai sempre voluto, l'obiettivo è chiaro, fare spazio. Abbiamo quindi iniziato togliendo ogni tipo di rivestimento e abbattuto la penisola che era tanto ingombrante. Poi abbiamo demolito tutte le pareti che lo separavano dagli ambienti limitrofi. Adesso c'è una grande stanza pronta ad essere trasformata. In questo momento ci stiamo dedicando alla ridistribuzione dell'impianto elettrico. Luca ha un'idea molto chiara del living. Pochi muri e nessuna lampada. Per questo andremo a sostituire i più comuni corpi di illuminazione con dei moderni faretti, che andremo ad installare nella controsoffittatura in cartongesso, creata nella zona living e nella zona cucina. Quest'ultima, inoltre, servirà per nascondere la parte elettrica e di condizionamento degli impianti. Vincenzo ha appena finito di placcare le guide, dove poi verranno inseriti i montanti e sopra si appoggerà il cartongesso. Verrà poi tutto stuccato e verniciato. E per ultimo, ma non ultimo, installeremo i faretti. A caratterizzare l'open space è la totale comunicazione tra gli ambienti. Ci sono però diverse soluzioni che permettono di separarli pur mantenendone la continuità. Io sono una grande fan della divisione ottica, vi consiglio quindi di utilizzare per le pareti due colori a contrasto. Al contrario, per chi desidera una divisione fisica e non visiva, si può anche mettere un set
letto con magari dei listelli in legno che sono comunque una presenza caratteristica all'interno della stanza, ma fanno passare luce. Luca, torniamo al tuo living perché è il momento di svelarlo. Eccolo! Direi un bel risultato, non credi? Ma finalmente posso cucinare, stare con i miei amici e fare tutto ciò che desideravo. Sono molto contenta per te, ma ora è giunto il momento di fare i conti. Quanto sarà costata la creazione della nuova zona living? Mi raccomando, riflettici bene, perché c'è in ballo la vincita dell'intera ristrutturazione o di una sua parte. Infatti, ti ricordo che se alla fine la somma delle tue tre stime non dovesse coincidere con la somma dei tre valori reali, senza però superarla, vincerai la stanza di cui avrai dato la stima più vicina al suo valore reale. Un bello sconto, direi. Ora però tocca a te. Quanto è costato secondo te il tuo nuovo living? Pensaci bene. Secondo me, dopo un'attenta analisi, mi sento di dire 4.000 euro. Bene, prima cifra registrata. Dopo scopriremo il reale valore della sua ristrutturazione. Passiamo ora alla seconda stanza. Siamo nella camera da letto. Qui non accetto lamentele sullo spazio. Ma di spazio ce n'è sicuramente troppo. Tu considera che io dovevo spesso dividere la stanza con una libreria per cercare di sfruttare al meglio un po' entrambi gli ambienti. Come si dice, il troppo stroppia. Noto inoltre una porta bianca che però non collega a un'altra parte dell'appartamento. Stai toccando una nota dolente, Paola. Quella è la porta che divide casa mia da casa dei miei genitori. Beh, ma si sa, la mamma è sempre la mamma, no? Questo è vero, la mamma è sempre la mamma, però mi sa che è giunto il momento di murare quella porta. Lo farò io personalmente. Direi che è il momento giusto. Scherzi a parte, è una stanza molto luminosa e ampia che nasce dall'unione di due stanze. Ha delle pareti variopinte che cercano di vivacizzare l'ambiente, ma riuscendoci poco. L'ambiente sofferente del tempo, come dimostrano gli infissi datati, i battiscopa saltati e la carta da parati strappata. Un disastro! Tu invece vuoi una stanza più piccola che trasmetta intimità e tranquillità, giustamente. Ma come sai, io mi alleno due volte al giorno, quindi quando torno a casa, in piena serata, voglio mettermi sul letto e riposarmi, quindi l'ambiente deve conciliare il sonno. Nel ridisegnare la tua camera da letto, Francesco, il tuo architetto, ha pensato di riportare la stanza alla sua distribuzione originale e di ricavare dall'attuale enorme ambiente due camere distinte, riservando a te quella più grande. Sarà ripensata totalmente nei rivestimenti e verrà creato un corridoio che la collegherà direttamente al bagno, da sfruttare come comoda cabina armadio. Luca, so che in camera vuoi fare bei sogni e ora farò in modo che tu possa averli. Abbiamo iniziato togliendo tutti i rivestimenti, poi abbiamo creato la quarta parete che delimiterà la nuova camera. In questo momento stiamo aprendo il varco che collegherà la tua camera prima alla cabina armadio e poi al bagno in camera. Luca desidera una camera da letto dal mood informale e rilassante. Per farlo giocheremo con le luci. Alle spalle del letto creeremo una controparete che fungerà da testiera, dove inseriremo una striscia a luci LED che, accesa singolarmente, creerà un'atmosfera molto intima. Eccoci qui, Luca. Come vedi, stiamo prendendo le misure per il cartongesso. Una volta ultimato, inseriremo questa bella striscia LED nella cornice che si andrà a formare. Vedrai, sarà un risultato stupendo. Sì.
sembra che le scelte che avete fatto stiano portando un ottimo risultato. Sono davvero curioso di vederla, così potrò convincermi di aver fatto la scelta giusta. Sì, infatti so che c'era un'alternativa che aveva richiamato un po' la tua attenzione. Adesso ce la facciamo spiegare dall'architetto Alberto Vanin. Per Luca è stata realizzata una camera da letto studiata per garantire un assoluto relax. Qualora avesse voluto, però, c'era una soluzione più dinamica. In questa proposta, la camera da letto ingloba una parte del disimpegno e il bagno, creando così un unico e grande ambiente, che diventa uno spazio polifunzionale. A letto e armadi si aggiunge infatti anche una piccola palestra, creata con attrezzi che Luca può utilizzare per gli allenamenti a casa. È un elemento inusuale in una zona notte, per questo motivo viene inserita e circoscritta visivamente in uno spazio delimitato da listelli in legno che dalla parete si prolungano fino al soffitto. Una soluzione unica, utile e scenografica. Trovo anche questa soluzione davvero interessante, però ora andiamo a scoprire come è diventata la tua camera da letto. Eccola! Trasformazione notevole, con spazi molto equilibrati, senza la porta, che ti proietta nel futuro. Da oggi si può dire che comincia la mia indipendenza, soprattutto per la gioia della mia fidanzata. Ora però è il momento di fare i conti. Quanto sarà costata la trasformazione della tua camera da letto? Ti ricordo però che nulla è perso se una stanza la valuti di più rispetto al suo costo reale. Infatti, se ne avessi poi sottostimata un'altra, la somma si aggiusterebbe e potresti comunque ancora vincere tutta la ristrutturazione. Ora tocca a te. Quanto è costata questa trasformazione? Questo è sempre il momento più difficile. Rullo di tamburi. Zan zan. Secondo me, 6.100 euro. E anche questa seconda cifra è stata registrata. Dopo ne scopriremo il valore reale. E ora passiamo alla terza stanza. Siamo nell'ultima stanza e quindi ad un passo dallo scoprire se vincerai l'intera ristrutturazione per un valore di circa 45.000 euro. L'ultima stanza con cui stai giocando è il bagno. Raccontami com'era. Il bagno di per sé era molto grande, un po' datato, ovviamente, infatti se ne cade un po' a pezzi. Tutt'altro che confortevole, direi, quindi ti capisco. Guardandolo razionalmente, però, vediamo che è una stanza molto ampia e con una conformazione stretta e lunga. Questo aveva permesso un posizionamento ordinato degli arredi. I rivestimenti erano il vero danno, le tinte chiare e spente lo rendevano totalmente asettico e impersonale. Ma l'impersonalità la lasciamo agli altri. Tu hai chiesto al tuo architetto di avere un bagno in camera e che questo si avvicinasse il più possibile ad una spa. Quasi una spa, come avrei capito in tutto questo percorso che abbiamo fatto, relax è un po' la parola d'ordine per me in casa. Come darti torto, Luca, sono pienamente d'accordo con te. E per realizzare il tuo desiderio, l'architetto è andato alla ricerca di ampi spazi. Ha quindi pensato di collocare il tuo nuovo bagno padronale nella vecchia camera da letto, situata in fondo alla destra del corridoio, sfruttando così non solo un'ampia metratura, ma anche un'ariosa finestra. Ciao Luca, qui stiamo procedendo a gran ritmo. Ormai la vecchia camera da letto non esiste più. Abbiamo iniziato rimuovendo tutta la pavimentazione esistente, per poi poter ridisegnare il perimetro del nuovo bagno. Abbiamo anche aperto le tracce degli impianti elettrici ed idraulici. E in questo momento stiamo iniziando la costruzione del controsoffitto. Per dare a Luca il bagno che desidera, ho pensato di inserire dei piccoli accorgimenti volti a ricostruire l'atmosfera di un ambiente spa. Per farlo utilizzeremo per il pavimento e per le pareti delle piastrelle effetto marmo opache. Anche le luci saranno molto importanti, infatti inseriremo
su due lati della controsoffittatura, delle strisce LED che renderanno l'ambiente ancora più intimo, soprattutto quando si sarà immersi nella vasca idromassaggio freestanding, la vera chicca della stanza. Beh, Luca, questa stanza più che spa fa spa vento, ma a parte gli scherzi, una volta che metteremo questa piastrella sulle pareti e sul pavimento, vedrai, ti farò ricredere. Sono molto felice di vedere come i bagni stiano acquistando sempre più importanza. Accantonate le vecchie piastrelle, oggi per esempio si usa con grande frequenza anche la carta da parati alle pareti e non solo, anche ai soffitti, creando quel magnifico effetto scatola. Se poi ci troviamo in stanze da bagno ampie con belle metrature, si può creare anche un'idea di effetto spa. Per esempio un bagno turco in una doccia, una sauna, oppure come piace a me una grande doccia raso pavimento con dei bei soffioni alle pareti. Lavori ultimati, non ci resta che scoprire il tuo nuovo bagno. Eccolo! Luca, è ciò che ti aspettavi? Che dire, esaudito il mio desiderio, relax a più non posso. Guarda, già mi vedo nella vasca da bagno, ti dirò di più, dopo vado a comprare già i sali. Ora però è il momento di fare i conti. Quanto sarà costata la creazione della tua nuova sala da bagno? Tra poco passeremo alla verifica delle stime. Se la loro somma coinciderà con quella dei costi reali, vincerai l'intera ristrutturazione dell'appartamento. Ciò non accadrà se l'avrai superata. Ma se ti sarai avvicinato, scatta un super premio, ovvero vincerai la stanza di cui avrai dato la stima più vicina al suo valore reale. Per l'ultima volta ti chiedo, quanto è costato il nuovo bagno? Secondo me il nuovo bagno è costato 5.000 euro. E anche questa ultima cifra è stata registrata. Dopo verificheremo il valore reale di ogni stanza che abbiamo visitato insieme e scopriremo se questa ristrutturazione non ti costerà neppure un euro. A tra poco! Luca ha 27 anni, è nato e cresciuto a Napoli, dove da sempre coltiva la sua passione per la scherma. Questo suo amore lo ha portato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, da cui è tornato con una medaglia d'argento e con una nuova sfida da affrontare, ristrutturare casa. Per dar vita al suo progetto, tra gli architetti di Napoli è stato selezionato Francesco Cesaro. La ristrutturazione è partita. Insieme a Luca abbiamo seguito ogni passaggio del makeover. Adesso è arrivato il momento di scoprire se riuscirà a vincere tutta la ristrutturazione senza pagare nemmeno un euro. Caro Luca, siamo alle battute finali e tra poco potrai vedere dal vivo la tua nuova casa. Sei contento? Molto contento, non vedo l'ora, aspettavo da tanto questo momento. Ricordiamo insieme i cambiamenti che sono stati fatti. Francesco, il tuo architetto, ha eseguito una serie di interventi con l'obiettivo di rendere la casa più moderna e in linea coi tuoi gusti. Partiamo ricordando il living. Questo è stato ingrandito creando un grande open space con cucina a vista. La camera da letto poi ha trovato la sua giusta atmosfera. È stata anche dotata di una grande cabina armadio a vista, utilizzata anche come passaggio per arrivare al bagno. Bagno che è stato ricavato riconvertendo una delle vecchie stanze da letto e ristrutturato con l'intento di richiamare un po' i sapori di una spa. Per ognuna di queste stanze ti ho chiesto di fare una stima del costo della ristrutturazione. Ricordiamole assieme per passare poi alla verifica. La camera da letto secondo te è costata 6.100 euro. La creazione del living, sempre secondo le tue stime, è costata 4.000 euro, mentre il nuovo bagno in camera l'hai quantificato in 5.000 euro.
Per vincere tutta la ristrutturazione, la somma delle stime dovrà coincidere con la somma dei costi reali. Pensi di esserci riuscito? Lo spero, ma se così non dovesse essere, spero almeno di essermi avvicinato il più possibile. Bravo, esatto. Infatti, se la somma delle tue stime non supererà la somma dei costi effettivi delle tre stanze, vincerai la stanza a cui ti sei avvicinato di più. Pronto per la verifica? Non vedo l'ora. Iniziamo. La camera da letto è costata realmente 6.400 euro. Quindi solo 300 euro in più di quello che hai stimato. Un piccolo divario che però è facilmente recuperabile. Sono stato abbastanza bravo. E ti sei applicato. Scopriamo quanto è costato ristrutturare il living. 4.700 euro. Bravo, perché anche qui non hai superato il valore effettivo, anche se sei stato troppo cauto, 700 euro sotto. Come mai? Cosa pensi di aver sottovalutato? Bella domanda. Forse ci sono state delle preparazioni che non avevo valutato appieno. Rimane la terza e ultima stanza da verificare, il bagno, che hai quantificato in 5.000 euro. A questo punto, vincere tutta la ristrutturazione del tuo appartamento, ovvero circa 45.000 euro, è ancora possibile. Se il bagno costasse effettivamente 4.000 euro, recupereresti i 1.000 euro di differenza e torneresti a Napoli davvero campione quale sei. Basta indugiare, verifichiamo. Dai. Il bagno costa effettivamente 5.800 euro. E quindi è una buona notizia questa. Super premio. Ma che bello. Non hai vinto tutta la ristrutturazione, ma la camera da letto, che costa ben 6.400 euro, te la regala facile ristrutturare. E mica poco, bellissimo. Insomma, una bella medaglia d'argento, non stupendo, credi? Stupendo, non potevo chiedere di meglio. 6.400 euro infatti è lo sconto che Facile Ristrutturare ti farà sul conto finale. Luca, adesso hai la casa dei tuoi sogni, una camera da letto regalata da Facile Ristrutturare, ma soprattutto non c'è più la porta che ti collega a mamma e papà. Ecco, questo è il conto che avresti dovuto pagare per la ristrutturazione. Adesso pesa 6.400 euro in meno, quindi puoi farne coriandoli. Straccia, straccia, straccia. Straccia. Ufficialmente, Luca, a te le chiavi e supera la soglia per tornare nella tua nuova casa. Grazie Paola, sono stato davvero bene e veramente tutto molto molto bello. Grazie mille. Ciao Luca. Ciao. Allora, che dici? Ti piace? Devo dire che è cambiata molto dall'ultima volta. Abbastanza, abbastanza. Meglio. Gli arredi ti piacciono? Ma sono perfetti, gli infissi neri, le pareti bianche, davvero, davvero bello. Minimal, ma è stato reso tutto accogliente dagli arredamenti. Riferimento alla mia napoletanità, napoletano tocco, cornetti, Vesuvio, non potevano mancare. Era doveroso, era doveroso. Ed ecco la tua camera, Luca. Allora, cosa te ne pare? Ma è davvero bellissima. Vedo che hai messo anche il parquet, che ci sta da Dio. E le luci invece? Le luci non potevi fare di meglio, veramente belle. Ah, poi vedo che qua hai messo anche una medaglia un po' importante per me. Un bel ricordo, giusto per ricordarti la ogni mattina. Teniamo qua, giusto, giusto. Wow. Devo dirti che era difficile immaginare un bagno più bello di così. I dettagli li vedi? La vasca? La vasca? Sì, la vasca è bellissima. Poi devo dire anche questi dettagli, questa rubinetteria nera ci sta in pandan con la casa. Davvero, vero bello. E anche se vedi il gioco di LED nella controsoffittatura che richiama i LED nella camera da letto. Ah,
Adesso Luca ti manca l'ultima stoccata, il trasloco. Ma l'ultima stoccata è sempre la più difficile, però dai, sono fiducioso. Ce la farai, ce la farai.